Carissimi amici ascoltatori e telespettatori, siamo tornati a Roma, questa volta per promuovere un artista emergente. Lui si occupa di scrittura e a tratti anche scrittura cinematografica. Infatti dobbiamo dire che uno dei suoi romanzi è stato preso come punto di riferimento per un cortometraggio che ha vinto tantissimi premi e diciamo che andrà tra non molto anche a dei festival internazionali famosissimi. Non diciamo ancora cosa, ma più in là magari lo diremo, lo sveleremo. Nel frattempo possiamo andare a presentare ai nostri amici uno dei premi che hai vinto, il premio Zotto, è uno dei premi più ambiti. Ecco, adesso passo lui il microfono e ci spiegherà un po', ecco, le emozioni e come ha approcciato a questo premio. A questo premio, sì. E intanto salve a tutti, grazie per avermi dato questa opportunità. E sono molto emozionato perché il premio Giotto è un premio molto molto importante e mi sono avvicinato grazie al critico d'arte Melinda Miceli, che è qui con noi, che lei mi ha premiato, ha letto il mio libro, gli è piaciuto tantissimo. Oltretutto poi è nata anche una bellissima amicizia, altre collaborazioni lavorative, ce ne saranno ancora altre importanti che faremo insieme. E quindi questo, sono molto emozionato. Ma dai, non devi essere emozionato. Adesso facciamo parlare la nostra critica qui accanto, Melinda, così ci parla anche di questo premio, il significato che ha questo premio. Sì, International Art Prize Giotto è il nome preciso, la versione italiana è premio Giotto. Perché è un premio internazionale in quanto è un raduno di artisti europei provenienti da vari settori, non solo dalla letteratura in questo caso, ma anche il canto, il cinema, l'arte in se stessa in tutte le sue performance. Ho scelto Giotto perché appunto è la figura che ha disegnato il cerchio perfetto, perché nella selezione degli artisti del premio Giotto ci sono sempre artisti professionisti. Tu hai detto che lui è un grande nel suo sapersi esprimere, diciamo, in tutti gli eventi, e per questo è stato premiato, perché è un'emergenza che è anche un'eccellenza in questo caso. Quindi facciamo è da premiare. Sì, infatti questo è l'attestato, attestato di merito. Allora, ad Omar Riafisco, per aver illustrato Incontro Asmodeo, la via della redenzione dalle tentazioni spirituali. Ed in effetti questo libro è appunto la chiave del sapere come lottare appunto le tentazioni spirituali, e questo scontro tra luce ed ombra Omar ci illustra appunto la via del combattimento interiore ed anche esteriore contro le forze oscure. È un libro che ci porta attraverso appunto un labirinto iniziatico verso la via della luce e della redenzione. Non è facile, perché si parla di un amore deviato spiritualmente, quindi è una, oltre che una tentazione, è anche una dipendenza difficile da superare, come tutte le altre dipendenze. Credo che sia anche un libro terapeutico dell'anima da parte di molti giovani che soffrono di queste problematiche. Non a caso io l'ho voluto premiare. Io ti ringrazio perché veramente hai tirato fuori l'anima, sì, di Omar, e questa è una cosa bellissima. Non tutti riescono veramente a capire da parole tutto quello che dentro si smuove. È il mio lavoro un po' leggere i quadri che sono appunto il disegno dell'anima, in questo caso anche la sua, come dire, incertezza nel volersi presentare, eccetera. Però io, leggendo il libro, ho capito anche la sua sicurezza in quello che aveva illustrato, che lui appunto aveva una chiave che voleva dare all'umanità. Ecco, in questo sta la grandezza di Omar, nel voler illustrare appunto la via della redenzione. E non è facile oggi parlare di questo in una società che è completamente tarata spiritualmente. Lui ci porta verso la via della luce, un po' il cammino di Dante, no? Quello di uscire dalla selva oscura, delle tentazioni. Grazie ancora. Omar, complimenti per tutto quello che stai facendo, e magari tra qualche mese, diciamo, potresti avere anche un altro premio importante. Non ti dico niente perché anche lì sarà una sorpresa per te, ma te lo dirò a breve. Grazie, io ringrazio te, ringrazio Melinda, e ci tengo appunto sempre a sottolineare che questo libro deve essere un messaggio di speranza e aiutare davvero i giovani, soprattutto,
che si trovano in situazioni simili, perché ce ne sono. E il mio ringraziamento va sempre a Padre Amort e il Vescovo Andrea Gemma, che sono stati due grandi esorcisti, persone meravigliose che purtroppo non ci sono più, ma sono comunque con noi, presenti nello spirito. Quindi ti ringrazio e speriamo di incontrarci presto per nuove news, insomma. Grazie. Io ringrazio te perché mi hai donato questo libro, lo leggerò e non vedo l'ora di vedere anche il cortometraggio. Assolutamente, grazie, grazie a te davvero. Alla prossima, mi raccomando, seguite Omar Yafisco.